Amichevole ieri pomeriggio per l'Aquila 1927 al Gran Sasso d'Italia contro la Folgore del Fino Curi Pescara di Guglielmo Bonati. Gara non ufficiale ma importante e significativa soprattutto perché mister Pagliari ha potuto osservare i suoi ragazzi per la prima volta dal suo arrivo in panchina in un match di 90 minuti. Aquilani che come da pronostico si sono schierati col 4-3-3 preannunciato con Michelin in porta, linea difensiva formata da destra a sinistra da Casella, Alessandretti, Brunetti e Di Santo, centrocampo con Del Pinto, Marcucci, Mantini e tridente offensivo con Banegas, Belloni e Giampaolo. Il neo acquisto Giandonato, arrivato solo sabato pomeriggio, si è accomodato in tribuna ad osservare i suoi nuovi compagni. Gara che sin dai primi minuti è iniziata su buoni ritmi, con i pescaresi sicuramente più brillanti rispetto a Banegas e compagni. Malgrado le temperature e il periodo ferragostano, discreta anche la cornice di pubblico, che non è voluto mancare a questo primo impegno amichevole tra le mura amiche della stagione. 500 spettatori si sono accomodati sulla tribuna centrale dell'Itola Concia, incuriositi dai volti nuovi e dalle indicazioni tattiche apportate dal tecnico di Tolentino in questa prima settimana di lavoro. Col passare dei minuti i carichi di lavoro si sono fatti sentire, soprattutto sponda l'Aquila, con Pagliari che evidentemente ha pensato più ai movimenti dei suoi ragazzi rispetto al suo ideale tattico e alla valutazione di alcuni giocatori che si è ritrovato in squadra dopo un mercato gestito dal suo predecessore. Tra il primo e il secondo tempo c'è stata anche l'occasione di ascoltare le prime impressioni di Giandonato, con il neocentrocampista già sul pezzo. Con Manuel Giandonato in tribuna, anche se mi hanno detto che avevi voglia di scendere subito in campo, malgrado le poche ore dal tuo arrivo. Sì, assolutamente. Quando si arriva in una nuova società, in una nuova squadra, c'è sempre voglia di essere subito partecipi, essere subito integrati nel gruppo. Purtroppo oggi non c'è possibile, ma Siamo pronti e sono a disposizione comunque del mister e della società. Mister che ti ha chiamato appena arrivato in panca o erano partite già le prime trattative con un giocatore che sulla carta, perché poi il campo è il giudice supremo, dovrà mettere tanto sale in zucca a questa squadra? No, il mister mi ha chiamato non appena è arrivato qui all'Aquila, poi ho avuto un contatto col presidente Russo e in due minuti abbiamo definito il tutto. Insomma, sono molto contento e orgoglioso che la società abbia pensato a me, perché comunque è una società importante con obiettivi importanti, con una storia, e quindi sono davvero contento di essere arrivato all'Aquila. Il tuo arrivo ha fatto cambiare marcia soprattutto all'entusiasmo di una piazza che ha risposto non solo oggi, perché in questo periodo estivo è complicato vedere una partita amichevole, ma soprattutto con gli abbonamenti. Cosa puoi promettere ai tifosi rossoblù? Ma io, più che promettere il massimo impegno, la massima dedizione e portare in campo quelle che sono le mie caratteristiche e la mia esperienza, di in più non posso promettere, perché poi, come dicevi tu prima, è sempre il campo che dice la verità. Quindi noi siamo qui per lavorare, per onorare la maglia e per rendere la gente orgogliosa della propria squadra del cuore. Quindi noi abbiamo questo compito e poi vediamo man mano quello che succederà, insomma. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi e crepi il lupo. Ad inizio ripresa, classica girandola di cambi per entrambe. La gara si è sbloccata e alla fine si è decisa al minuto 53, grazie a un tiro dalla distanza di Ferrante che ha regalato alla Delfino una vittoria di prestigio. Risultato ovviamente, non direi in secondo piano, in terzo, ma forse in quarto, soprattutto per valutare lo stato di forma dei suoi sotto l'aspetto atletico e fisico e per fare anche qualche valutazione su qualche esubero, tra virgolette. Sì, i ragazzi stanno lavorando molto e bene. È normale, io sono arrivato da 4-5 giorni, è cambiato un po' il mondo, tra virgolette, il modo di stare in campo, l'occupazione dello spazio. Ho visto che c'è una buonissima applicazione, c'è una buona voglia. È normale che con la stanchezza essere lucidi non è facile. Già quando uno sta bene fisicamente non è facile, no? Fare un certo tipo di gioco, e adesso sono stanco, però ho visto una buona applicazione, anche qualche ragazzino che è entrato nel secondo tempo, ma soddisfatto, perciò c'è solo da lavorare tanto, lo sappiamo, qualcuno è arrivato, qualcun altro deve andare via, qualcun altro ancora arriverà, stiamo completando il tutto, mi auguro adesso di seguitare a lavorare con questa voglia, con questo entusiasmo, e poi vedremo poi verso fine agosto, prima di Coppa Italia, faremo altre due o tre amichevoli, però sono soddisfatto. Mister,
Poi se vuole farci i nomi, noi saremo ben contenti. Dopo questa amichevole, cambiano un po' gli obiettivi riguardanti ovviamente determinati settori o sono sempre quelli i giocatori che andrete a cercare? Conosco i miei ragazzi, conosco quello che manca, non, ormai non, non è una partita che cambia qualcosa. Io ho già confermato quelle che sono le mie idee, sia da un punto di vista tecnico, sia di qualità dei ragazzi, li conosco tutti, perciò le valutazioni già ho fatto con la società Col Press, loro sanno quello che manca, sanno chi è che non serve per il mio tipo di gioco, cioè abbiamo le idee chiare, quando nel calcio ci sono le idee chiare già è un pezzo avanti, poi se riusciamo a raggiungere gli obiettivi, se no ci saranno altri, ma sempre con caratteristiche ben precise che ho richiesto. Mister, è complicato dare percentuali sotto l'aspetto della tenuta atletica, le chiedo attualmente qual è quella dell'Aquila e l'obiettivo suo all'8 settembre almeno, non al primo turno di Coppa del giorno 1 settembre. Guarda, io faccio difficoltà perché sono 5 giorni che sto qui all'Aquila, 6 giorni. Questa squadra aveva già lavorato 15 giorni con altro allenatore, con altri metodi, perciò capire questa integrazione a che cosa ci ha portato non lo so. Adesso domani lavoriamo, poi stacchiamo per Ferragosto, dal 16 vediamo anche di seguitare a lavorare col mio metodo. Però io penso che al di là delle idee di ognuno di noi, questa squadra ha lavorato molto perché con Roberto avevano lavorato tanto, perciò poi le altre cose sulla condizione e tutto, non è normale che tu il primo e soprattutto l'otto devi stare in forma, non è che possiamo aspettare chissà che, insomma noi dobbiamo lavorare per il campionato, io non ho mai pensato ai cicli lunghi, dobbiamo pensare all'8 settembre, ma anche in Coppa Italia è importante perché cominciare bene è importante, però ecco, non abbiamo obiettivi da investire per marzo-aprile, perché a marzo-aprile tu lo sarebbe troppo tardi. Ma non sappiamo neanche se la vita nostra sia così lunga, ma soprattutto la vita di una squadra che vuole avere ambizione deve essere quella di un discorso settimanale. C'è sempre da lavorare dal primo all'ultimo giorno. Gian Donato, Manuel ha detto, appena chiamato Giovanni Pagliari, ho dovuto necessariamente dire di sì. Allora le chiedo, questo metodo sarà utilizzato anche per andare a cercare gli altri, cioè sfruttare la sua figura, la sua storia, il suo curriculum per invogliare i tanti giocatori ad arrivare all'Aquila? No, perché qualcuno che è venuto come Mano o altri, io capisco anche che la Lega Pro, chi l'ha fatta sempre, ma io penso che adesso il calcio conti la piazza, conti la società, conti il progetto che c'è in queste. Io ne ho fatte tante le panchine in Serie C, però quando mi ha chiamato l'Aquila non ho visto la categoria, ma ho visto il potenziale di questa città, di questa società e di questo ambiente, al di là del mio affetto. E ai ragazzi dico questo, io sono convinto che qualcun altro seguirà Mano. 11 agosto, già centinaia di persone sulle tribune, malgrado il caldo e il periodo ferragostano. Sì, sì. Questo è un bel punto di partenza, direi. Veramente sono contento, io mi auguro, ripeto, che per l'8 settembre ce ne siano tanti di più con la Civitanovese e soprattutto che noi gli diamo le soddisfazioni che secondo me questa città merita. Grazie mister, buon lavoro. Grazie.